Ciao ragazze, allora oggi video haul, vi faccio vedere cosa ho accumulato in quest'ultimo periodo. Ho preso sia, diciamo, prodotti di make-up, accessori, pennelli, insomma, un pochettino di tutto e anche delle beauty adoption. Vi faccio vedere subito cosa ho preso io. Allora inizio col farvi vedere dei pennelli che ho preso dal cinese, vi dico la verità. Allora, io ho preso questi qui che sono della marca Paston, se vi può interessare. Questo qui da, diciamo, ombretto, pennello classico da ombretto, sono tutti in setole sintetiche e l'ho pagato 1,50 euro. E poi ho comprato quest'altro qui che non lo uso certamente da fondo, ma mi ci trovo bene per quando applico il correttore. Che lo vado insomma a stendere in questo modo e l'ho pagato 1 euro. Questo qui però non ha marca, vedete, ha il manico insomma tipo di finto legno, setole sintetiche anche lui e l'ho pagato 1 euro sempre dal cinese. E poi ho comprato a soli 2,50 euro il pezzo questi pennelli a ventaglio. Non avendone neanche uno, ho deciso di prenderne due che utilizzo per l'illuminante perché insomma permette proprio di applicare l'illuminante bene. Mo non ci vedete qua, ecco così ve lo riesco a far vedere. E lo sto usando tantissimo e lo adoro, sempre della marca Paston e 2,50 euro per un pennello di questo tipo, bello folto, vedete, bello fitto, bello folto, bello fitto, è un ottimo prezzo secondo me. E questo qui è quello lì, insomma, pulito che ho preso da scorta ultimamente. Che l'avevo preso tempo fa questo. Poi mi ci sono trovata bene e sono andata a prenderne un altro per scorta perché comunque il prezzo è ottimo. E questi sono i pennelli che ho comprato dal cinese. Poi, allora, sempre dal cinese, vabbè, vi faccio vedere le cover perché come sapete io sono malata di cover e ne compro a morire, soprattutto quelle lì, diciamo, insomma, mi piacciono le novità, ne ho tantissime, devo dire la verità. Se vi interessa, vi posso fare anche un video. C'era il periodo addirittura che andavo a comprarmele su internet direttamente dalla Cina, quelle lì più strambe con i pupazzi di silicone, tutte strane. Comunque, dal cinese ho preso questa qui, sembra tipo una cartolina di Parigi, vedete? Questo è per l'S3 Mini Samsung, ed è molto molto carina. Ha una stampa tipo no, con la Torre Eiffel, insomma col Parigi, è molto molto carina. E con questa farfallina qua è di silicone e l'ho pagata tipo 2,50 euro, 3 euro, non mi vorrei sbagliare. 3 euro invece sicuro ho preso questa qui che ve le tolgo dalla bustina ed è, vedete, bucata con queste farfalle multicolor. Questa qua è molto, cioè estiva, diciamo, la metterò in estate sicuramente. E qui si vede, insomma, il colore del cellulare, queste farfalle tutte multicolor con questi colori fluo e ai bordi porta la gomma con i brillantini. Molto molto carina e questa sicuro l'ho pagata 3 euro, questa qui, che poi vedete che la malattia, cioè io me la conservo, alcune tutte quante nelle bustine, non lo so, io adoro le cover, non ci posso fare nulla. E per ultima ho preso questa qui con questo teschio fighissimo che ho sul cellulare, è rigida, ma è molto molto bella, fa una bellissima figura, l'ho pagata 2,50 euro, sembra anche bella di marca, tipo troppo troppo bellina, non me la sono lasciata scappare. Poi, allora, vi faccio vedere cosa ho preso sempre, diciamo, dal cinese. Per rimanere in tema cinesi, ho preso un blushino della Easy Paris e questo qua è lo 04, fa anche altre colorazioni ed è bellissimo. Ve l'ho fatto vedere nel topo della settimana, guardate come scrivente, non è per nulla polveroso, guardate qua, ha una scrivenza pazzesca, si sfuma
facilmente, vedete? È davvero un ottimo, ottimo prodotto e l'ho pagato solo 1 euro. C'ha una vasta gamma di colori, diciamo, per il prezzo che ha, e sicuramente ne andrò a prendere un altro perché ne ho preso soltanto uno perché non sapevo com'era. Ha un'ottima durata per il prezzo che ha e quindi sicuramente andrò a prendere qualche altro colore. Poi, sempre dal cinese, ho ordinato da eBay, se mi ricordo e se lo trovo, vi scrivo giù nell'info box il nome del venditore. E ho pagato tipo 5,49 euro. No, queste qua, dov'è? Queste qua le ho prese da Buying Coins, ma già ve le ho mostrate, quindi non, le tolgo. Ho preso queste chia finte qui, sono praticamente 40 paia di chia finte a 5,49 euro. L'unica cosa che non mi è piaciuta è come è stato imballato il prodotto perché vedete, gli scatoli sono tutti ammaccati che fanno pietà e le chia finte, vedete, alcune sono, vi faccio vedere questa, sono tutte ammappucciate. Vedete, tutte un po' così e nulla. Queste qui ho preso, cioè ci sono varie forme perché ero un kit misto, però per il prezzo che hanno alla fine ho detto vabbè, prendiamole. Poi io pensavo che erano come quelle di Buying Coins, che sono davvero di ottima, ottima qualità. E sono le 002 di questa marca qui, con l'occhio e queste qua, perché quelle di Buying Coins praticamente sono fatte così, infatti sono migliori di qualità, 10.000 volte migliori. La differenza tra i due packaging, se trovate queste qui su eBay, prendete queste che sono ottime. Poi, quest'altra forma qui, per farvi capire com'è arrivato il pacco, guardate questa chia qua, tutta, questa sicuramente la dovrò buttare, cioè come caspita la aggiusterò mai. E insomma, questa qui, che è la 001, sempre di questa marca loro. Poi ho preso queste qui, che non ho ancora ben capito come cacchio si applicano. Devo chiedere a Camilla Milanesi, perché lei ce le ha sempre su. Sono molto molto carine, tipo effetto manga, però non riesco ad applicarle. Cioè, sono molto molto rigide e difficili, veramente difficili. Però hanno un bellissimo effetto, veramente. Troppo, infatti queste qui le ho tolte perché non ci sono riuscita. Pazienza. Vedete lo scatolo in che condizioni pietose mi è arrivato. Però purtroppo questa qui non ha, non ha numero, non vi so dire. Comunque sono queste qua, tipo effetto manga. E per ultime ci sono le 003, che sono queste qui, tutte belle, folte, folte, folte. Sono veramente strafighe. L'unico problema è che sono un po' pesanti perché sono molto, molto plasticose. Però l'effetto, ragazzi, è davvero bellissimo. Poi, sinceramente, per impratichirsi, insomma, con le chia finte, è preferibile spenderci poco che anziché comprarsi chia finte, diciamo, di qualità e poi buttarle perché non si è in grado. Quindi io, non essendo in grado, sto facendo molta pratica con queste qui cinesi. E dal cinese penso che abbiamo finito. Ho preso un paio di chia finte quando mi sono vista con Carmela che siamo andate dal cinese, però le ho lasciate. Oh, aspettate, forse ce le ho qua dentro. Aspettate, aspettate, forse ce le ho. No? In questo qua di Buying Coins. Sì. Che le ho applicate, ho preso queste chia finte qui, pagate 1 euro e devo dire la verità, sono molto molto buone. Sono un pochettino più rigide rispetto a queste qua che ho preso da Buying Coins, però mi ci sto trovando davvero bene. Devo comprarmi un portachia finte perché non posso tenere a vita, non le posso tenere sempre in questi scatolini qua. Vabbè, devo vedere su Buying Coins perché se non erro le ho visto. Cioè, volevo comprarlo al Cosmoprof, ma non c'era un cinese, un coreano, un giapponese che aveva questo contenitore. Mi guardavano tutti così, come se ho chiesto la luna. Vabbè.
Poi vi faccio vedere, vi lascio per ultimi i miei acquisti e vi faccio vedere adesso le beauty ad option. Allora, la mia amica Marina mi ha regalato questo prodotto che non utilizzava ed è un prodotto della Be Cool by Bilba ed è lisciante antistatico, siero nutriente, ultra brillantezza. Non l'ho ancora provato perché ho fatto, come potete vedere, diciamo i boccoli, quindi non l'ho usato ancora, però devo dire che ha un buonissimo profumo. È fatto tipo con un erogatore a pompetta e si gira, insomma, si chiude e si apre così. E ha un buon profumo, tipo fruttato. E questo qui praticamente dovrebbe essere un, se vedete, trasparente, tipo gelatinoso. Ed è un siero, dovrebbe essere un siero lisciante. Lo proverò e vi. Ha un buon profumo, veramente bello. Lo proverò e vi farò sapere come mi ci trovo. Poi, la mia amica Carmela, che mi è venuta a trovare sabato, è stata a pranzo da me, ci siamo divertite tanto, mi ha portato dei prodotti della collection professional che non utilizzava perché, diciamo, erano un po' scuretti per la sua carnagione. E ho la possibilità, insomma, di provare anche io questo correttore della collection, questi qui liquidi che lei li ha recensiti benissimo. Io ho avuto modo di provarli, diciamo, solo sabato sera che ho utilizzato un pochettino questi prodotti e devo dire ha un'alta alta coprenza, mi piace davvero tantissimo. Questo qui è il numero 3 Classic Beige. Allora, non so se si legge, comunque è il numero 3 di questi qui fatti a penna che si girano. Poi mi ha portato il fondo della Collection Professional che devo dire ha un'alta alta coprenza e dura davvero tanto ed è impercettibile sul viso, sembra davvero che non siete truccate, è davvero molto molto confortevole ed è 24 ore fluid foundation nella colorazione, vi dico subito, la 00 Light ed è perfetto per il mio incarnato, è davvero molto molto buono, ha un comodo, mamma, un profumo ragazzi è bellissimo e ha un comodo erogatore a pompetta, poi lo proverò meglio e vi farò sapere. Penso che comunque il fondo costa intorno ai 4-5 euro. E i correttori intorno ai 3-4 euro. E ultimi due prodottini della collection sono questi due correttori in stick e sono i Mohr Concealer. Questi qua sono correttori ad alta coprenza e c'ho la tonalità 04 Fishing e la 03 Classic Beige. Allora, uno l'ho tamponato un pochettino qui e devo dire che ha una buona coprenza, però non vi so dire, diciamo, come ancora come sono. Vedete, questo è lo 04 Fishing, che ha anche una puntina di arancio all'interno, quindi secondo me per l'occhiaia sono davvero molto molto buoni. Cioè, è davvero molto molto buono questa colorazione qui, che è la più scura. E la 03, che è un beige tipo. Vedete? Questa è la 04, leggermente arrangiata, e questa è la 03, Classic Beige. Li proverò meglio e vi farò sapere. Per ora, devo dire la verità, non mi hanno fatto una buona impressione. Carmela le ha recensiti male perché comunque ha detto che non si è trovata bene. Ha detto provali tu, magari avendo diciamo una pelle diversa su di te hanno un effetto migliore. E li devo ancora provare. L'ho tamponato davvero pochissimo perché questo trucco l'ho fatto, come si suol dire, alla cazzo de cane, però per ora non è male. E vi faccio vedere cosa ho acquistato io. Allora, vi ho fatto vedere nel topo questa palettina qui, la Garden of Eden, che ho preso da Sephora, la stradoro davvero, mi piace. Ha dei colori davvero molto molto particolari. Vedete? Si vede che l'ho utilizzata tantissimo.
e l'ho comprata da poco, però davvero ha dei bei colori. Poi mi piace anche l'originalità che hanno i nomi, per dirvi Adams, Apple, Fig, Evergreen, Fauna, Flora, Paradise, Eves, Kiss, cioè sono tutti nomi molto molto carini e hanno tutte delle colorazioni molto particolari. Ci sono all'interno di questa palettina tre matte, poi due ombrettini, questo qui e questo qui, che sono matte con qualche glitterino, ma una volta sfumati si perdono, quindi fondamentalmente sono ombrettini matte e poi il resto sono tutti shimmer. Sono sulle colorazioni, diciamo, del verde, del malva, oro, prugna, con un po' di una punta di marrone, davvero molto particolari e scriventi. Vi faccio vedere come tutti i ombrettini di Sleek. Faccio vedere un verde, vedete? Bellissimo. L'unico che non scrive la mazza è questo verde pisello matto. Però, francamente, che non riesco a prelevare. Aspettate che ho il dito monco, vedete? Si è rotta l'unghia e quindi questo qua, penso. Vedete, questo non scrive proprio niente. Cioè, a parte che non mi piace, l'unico colore di questa palette che non mi piace proprio. E quindi non scrive nulla. Ma veramente, nel vero senso della parola, eccolo qua. Non scrive niente. Comunque è davvero un'ottima, ottima, palettina. Se la trovate ancora in qualche Sephora, vi consiglio di prenderla, anche perché ha delle tonalità molto, molto particolari. Magari i verdi sì, ne ho, però la fila di sopra con i rosa, shimmer, i malva, i marroncini sono davvero dei colori molto, molto particolari. Io nel frattempo mi pulisco. Cioè, non va neanche via. Ecco qua. Poi ho preso come scorta, perché praticamente mi sono preoccupata che sul sito di Wyco non avevo visto più lui, l'Eyebrow Definer dello 04 Caffè, ed è l'eyeliner che utilizzo per farmi le sopracciglia. In questo momento ho usato la matita di Make Up For Ever, perché insomma ho fatto un trucco veramente alla cazzo di cane. Non ve lo apro perché mi sono scordata di prendervi quello lì già aperto, ma lo trovo davvero molto molto buono come prodotto. Porta anche un comodo applicatore che io non utilizzo francamente, però è buono, ha una buona durata, una buona scrivenza, mi piace tantissimo. Ha un costo di 5,90 € e per chi vuole un effetto tattoo come piace a me, ve lo consiglio. Per chi invece preferisce le sopracciglia più naturali, non è un prodotto che vi consiglio francamente, perché comunque dà questo effetto, insomma, tattoo, questo effetto marcato. E nulla, l'ho preso come scorta perché tenevo paura che non c'era. Sul sito in realtà non l'ho trovato, però nei negozi mi ha detto la commessa che ce l'hanno in linea permanente, non c'è alcun problema. E poi ho preso questa matitina qui di Wycon, che vi ho mostrato sempre nel topo, ed è la 01 Rosa. È una matita labbra bellissima. Vedete questo rosino molto molto bello e nulla, mi trovo molto bene con le matite di Wycon, già ce n'è una perché si possono utilizzare anche come rossetto perché sono molto molto scriventi, confortevoli, belle corpose, davvero un ottimo ottimo prodotto e solitamente le trovo sempre in offerta intorno ai 2,90 € 1,90 € non mi ricordo, comunque davvero buone. Poi, sempre inerente, diciamo, alle labbra, vi faccio vedere come matita questa qui di Peggy Sage. La prima volta che compro, diciamo, prodotti di trucco della Peggy Sage, questa qui è da 1,14 grammi di prodotto, ha una scadenza di 24 mesi. È la Petal come colorazione ed è un fucsia sgargiante. È raro, diciamo, trovare questa colorazione di matite nei brand economici. Che vedete, è un fucsia bello intenso,
tipo oh, sparaflesciato, molto molto bello, e l'ho utilizzata tanto, devo dire, mi è piaciuta. Non è da utilizzarla, diciamo, come rossetto perché un pochettino secca le labbra, ma come base per tutti i rossetti fucsia che avete, è qualcosa di fantastico e costa solo 3,95 euro. E devo dire la verità, come primo prodotto Peggy Sage mi ha fatto un'ottima impressione. Il mio amore però in assoluto quando diciamo, ho comprato diciamo, insomma, questi prodottini qua è stata anche la colla per ciglia finte perché è davvero buonissima. E anche questo pennellino qui, pagato sempre intorno ai 3-4 euro, della Peggy Sage. Non vi so dire, forse è il... no, non penso che sia. Comunque... È questo qui che porta i brillantini, vedete? Qui molto molto fashion e io lo utilizzo per farmi le sopracciglia, è davvero molto 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 buono perché è bello rigido e permette di fare insomma le sopracciglia belle precise. E per ultimo, ma non per importanza, vi faccio vedere questo rossettino di Pupa che ho preso al Banchetto Magico. Fa parte della linea Divas Rouge e come sempre l'ho preso rosa Rouge al Banchetto Magico per soli 3 euro ed è un bellissimo rosa. È lo 02, se non erro, penso proprio di sì. Il colore è questo rosa qui, è più intenso da quello che si vede in video e questo qui è lo swatch. È davvero super super confortevole, dura abbastanza e mi è piaciuto davvero tantissimo. Pensavo che era il classico, diciamo, rossettino sheer, invece no, è davvero molto molto bello. E nulla ragazze, questo è quanto. Questi sono stati i miei ultimi acquisti, le mie beauty adoption e chi più ne ha più ne metta. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!